Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi è il secondo giorno di esplorazione qui alle fornaci di Quarto Sant'Elena. Siamo arrivati al secondo episodio di questa mia di mio film che io sto esplorando della mia sopravvivenza sta quarantena che si trova in questo magnifico posto misterioso chiamato la casa degli Urbex. Qui siamo dal reparto dei bambini. Guardate, qui c'è un po' di tutto. C'è giocattoli ovunque. È veramente, guarda, è inquietante, ragazzi. Infatti, chi vuole vedere il museo su questo posto, chiamatemi e io vi porto. Però non posso farvi entrare nei punti più pericolosi, perché ci vuole la massima sicurezza, ragazzi. La massima sicurezza. E quindi se volete visitare questi posti contattatemi e io vi porto. Però dovete venire vestiti in una certa maniera, non vestiti normali, se no vi sporcate perché qui c'è fango e quindi potremo trovare di tutto qui. Va bene? Bene, allora cominciamo il mio secondo episodio di questo mio film. Io sono un esploratore della regia della somiglianza Io sono leggenda. Vai all'intro, al secondo episodio. Buona visione. Thank you.
viaggi. Sicuramente forse la terra era tutta sommersa. C'era un passaggio segreto. Vedete, qui ci sono delle scale e qui c'è un passaggio sotterraneo. Con gli anni la terra, anche tutto il fango l'ha tutta sommersa. Vediamo che cosa c'è là, in quel punto, chissà. Vedete, anche qui, il passaggio sotterraneo non c'è più, perché qui ragazzi è come se fosse anche una miniera, qui ci sono passaggi, ma ormai l'ha tutto sommersa con gli anni la terra. Cosa c'è Charlie? Mi stai dicendo che lì c'è una macchinetta? Ah, bellina! Una macchinetta degli anni 80! Non ci posso credere, che bellina! Andiamo subito a vederla. Subito, andiamo! Però prima di andare a vedere la macchinetta, Charlie, lì c'è una specie di pozzo, di una cosa sotterranea là. Un passaggio sotterraneo lì c'è. Ah no, non finisce qui, finisce. Ah, anche da questa parte qui c'è. Non so dove porterà. Aspetta un po', provo a infilarti, Charlie. Da parte. Ah no, finisce qua, finisce qua. Ah, ecco, si passa da lì, si passa. Entrare da qui, e qui è troppo piccolo lo spazio, non ci sto dentro. Non ci sto dentro. Ragazzi, ho visto uno zombie. Ho visto uno zombie là, da quella parte. Per fortuna non mi ha visto. Per fortuna. Però ragazzi, la vettura, purtroppo non si può entrare. E quindi dobbiamo passare purtroppo dall'altra parte. Vedi, qua è l'entrata per entrare dall'altra parte. Ma l'hanno sigillato con gli anni. Bene, allora passiamo dall'altra parte. Forse, okay. Andiamo. Siamo ritornati nel punto di partenza dove avevo chiuso la mia prima puntata, il mio primo episodio, ragazzi. Vedete che qui dovevo entrare là dentro e io ho detto che quello per proseguire dovevamo e che ve lo facevo far vedere nel secondo episodio. E quindi avete già visto tutto.
Ora dobbiamo proseguire. Entreremo qui dentro. E questo è come sarebbe il vero secondo episodio. Andiamo. Nel reparto di vegetazione si comincia. C'è uno in passaggio. Perfetto. Andiamo. No, è chiuso, chiuso, chiuso. Ecco, lì c'è qualcosa. Lì c'è qualcosa, ragazzi. Spero che di non trovare zombie. Perché lì non trovo niente nella vegetazione. Passerò da qui. Eccolo là, il nuovo reparto, e quello è il fornace numero 2. Beh, lì ragazzi, il fornace numero 2 ve lo farò vedere nel terzo episodio. Vi faccio vedere questa e poi finisco la mia produzione e ci vediamo al terzo episodio, ragazzi. Adesso proseguiamo. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo arrivare fino a lì. Ok, qui c'è una tendina. Casa degli Urbex. Ah, ecco, qui ce n'è più un'entrata. Ecco qua. Ci siamo. Benvenuti ragazzi al secondo episodio. Delle presenze, ragazzi. Sento delle presenze. Porterà su qualcosa. Quello che puoi fare è solo una goccia nell'oceano, ma è ciò che dà senso alla tua vita. Ecco le scale.
saliamo. Però prima vuoi una cosa accenda. Tutte queste feriate sono state crollate. Vedi il soffitto. Ma lì c'è altri passaggi. Non ci posso credere. Non possiamo ancora andare lì a guardare sopra. Dobbiamo indagare. Indagare qui. Qui in questa zona. Forse è un garage. È un garage. C'è molto scuro là. Non ci posso credere. No. Oh ragazzi, qui è tutto incendiato. È tutto incendiato. Questo vuole essere un reparto dove io potrei portare la squadra investigativa sui fantasmi. I PIT. A portare, perché qui se c'è stato un incendio vuol dire che c'è stato qualcosa di molto strano. Adesso noi controlleremo subito i con la mia app che ho scaricato, che ha una somiglianza allo strumento che c'ha Simone di Pit. Si chiama Night Vision, che significa che con questo oggetto possiamo vedere se c'è la parte fredda o calda. Se c'è la parte fredda significa che ci sono presenze dei fantasmi. Adesso noi lo controlliamo subito. Sempre fatto. Allora, chi è esperto su queste cose, e spero che questo film la guardano anche i Pit, che li saluto anche, gli do un grandissimo bacione da parte mia, che desidero tanto di vederli. Potete controllare se avete qualcosa di paranormale qui dentro, perché c'è qualcosa di veramente molto misterioso. Qui è tutto incendiato, ragazzi. Che cos'è quella cosa là? Che cos'è questa cosa? Questa forma. Però è calda, non è fredda. Cosa c'è? Non ci posso. C'è molto freddo. C'è molto aria fredda, aria gelida qui. C'è...
c'è Mortalia gelida. Chi c'è? Guardate che c'è la parte molto blu e non c'è nessun parte calda. Che cosa c'è qui sotto? Aspetta poco poco. Non ci posso credere. Porca miseria. Porca miseria. Controlla su. Che cosa vedete? Ah, è un coso, è una... È una ciminiera. Ecco. Qui cosa ci sarà? Qui sotto. Forse qui ci pensa Charlie. Charlie, scendi lì sotto e devi vedere tutto, va bene? Fammi questo bellissimo favore. Ok, sei pronto Charlie? Vai, scendi giù. Scendi giù forse, ecco mio. Vai. Scendi giù. Che cosa vedi, amico mio? Dice che c'è aria molto gelida e questo è veramente molto misterioso, ragazzi. Qui veramente ci devo portare i pit, ci devo portare qui i nostri capofantasmi. Comunque, ragazzi, questo posto è veramente molto 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 inquietante. Dobbiamo farci subito una piccola preghiera qui, è molto importante. Aspetta poco poco, dobbiamo subito prendere subito il rosario, ragazzi, e farci una piccola preghiera, perché qui c'è molta presenza, c'è molto freddo e quindi non è un posto sicuro qua, e io devo farci assolutamente una piccola preghiera. Allora, dove ti posso appoggiare? Tu. Perfetto. Sì, qui. Va benissimo. Mi vedrete un po' scuro, però non vi dovete preoccupare. Adesso accendo la torcia. Ok, perfetto. Adesso mi vedete. Questa è l'arma contro il demonio, che qualunque cosa noi dobbiamo affidarci molto del rosario, ragazzi, che questo è molto importante. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, Figlio dello Spirito Santo, come era nel principio, ora nei secoli e secoli. Amen. Signore, libera tutto questo posto dal male, perché è appena entrato in questo reparto ho visto dei segnali molto negativi, segni di incendio, poi ho visto tante cose che fanno veramente molta paura, e quindi Signore manda all'Arcangelo San Michele che qui insieme con me, te lo faccio vedere subito, Signore. Ce l'ho sotto, ce l'ho nei pantaloni che non riesco a prenderlo. Ah no, ce l'ho qui, Signore benedetto.
Eccolo qua, San Michele Arcangelo, guardate. E c'ho anche il suo medaglione. Il medaglione di Benedetto, ancora molto più potente. Vedete? E quindi San Michele Arcangelo, illuminami la tua strada con la tua spada luminosa. Proteggimi e aiuta questo posto, la casa degli Urbex, che sia protetto. Che sia protetto dai spiriti, che sia protetto, che li possa invadere tutti gli spiriti maligni. Signore, aiutaci, proteggici, non abbandonarci. Amen. Bene, adesso noi, sai cosa facciamo ragazzi? Proviamo a parlare con San Michele Arcangelo, perché io ho deciso di entrare in contatto con lui tramite un libro speciale che mi sono dovuto comprare. Si chiama Libro delle risposte dell'Angelo Custode, e ho deciso che in questo libro io potrei entrare in contatto con San Michele Arcangelo, il principe delle milizie celesti. Va bene? Lo faccio subito vedere. Vedete ragazzi? Non so se lo vedete bene. Il libro delle risposte dell'Angelo Custode. E il mio angelo custode ho deciso che sia San Michele Arcangelo, che è il mio angelo preferito. Che c'ho anche qui la mia collana benedetta. L'ho portato in chiesa a farla benedire. San Michele Arcangelo, mi trovo qui nelle fornaci di Quarto Sant'Elena. Questo posto è un posto meraviglioso e desidero tanto di essere protetto da te e da tutti i tuoi fratelli angeli. Proteggilo, San Michele. Adesso io voglio leggere la tua preghiera, che sarebbe questo. E voglio che entri, desidero che entri in contatto con me. Amen. San Michele Arcangelo, angelo che sei a capo della milizia celeste, non mi abbandonare. Quante volte ti ho addolorato con le mie colpe. Ti prego, in mezzo ai pericoli che mi circondano, di difendermi contro gli spiriti maligni che cercano di ingannarmi con la lusinga. Il dubbio è che attraverso le tentazioni tentano di indebolire le mie forze. Non lasciarmi esposto ai colpi del nemico che cercano di prendermi. Fa che io possa aprirmi nelle tue ispirazioni e fa scendere nel mio animo l'amore divino che arde nel tuo cuore e in quello dei tuoi angeli. Fa che al termine della mia vita terrena possa venire a godere l'eterna beatitudine nel regno di Dio, regno di pace, amore e gioia. Amen. Questa è la prima preghiera di San Michele Arcangelo. Adesso c'è quella definitiva della protezione, quella avanzata, che vita anche quella è avanzata. Preghiera di San Michele Arcangelo, patrono dell'ospedale del Brozzo. Questo è, le potrà molto anche servire questa preghiera al mio amico che partecipa a fare esplorazioni, Giulio, che lui è un chirurgo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro l'insidia e la malvagità del demonio. Sii il nostro aiuto. Te lo chiediamo, supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe delle milizie celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo e perdizioni dell'anima. Amen. San Michele, prega per me. Il secondo. Adesso San Michele dovrebbe risponderci tramite questo libro. San Michele, rispondi qui. Grazie mille. Oh, sento un'aria gelida, ragazzi.
lasciato i brividi alla schiena, ragazzi. C'è qualcuno qui? Rispondete. Amici, anche i nostri amici dei Pit. Anche per i Pit, ragazzi, quando vi capita dei momenti che sentiamo dei rumori e sentiamo delle presenze, del freddo gelido, San Michele, il nostro difensore delle milizie celeste, dice: se ti trovi in difficoltà in un posto, metti da parte la paura, che non dobbiamo avere paura, e ascolta sia il cuore, la nostra forza, il coraggio e il cuore, e sia la testa, ragionare senza farci far perdere dal panico. Ok? Tu sempre suonando stai, però nessuna novità. Qualcuno mi può rispondere, per favore? Non volete farvi vedere perché avete paura che ho mandato qui i soccorsi? Ho mandato qui San Michele Arcangelo e la nostra Madre Maria? La nostra Maria Vergine? Tranquilli, amateli. Loro vi proteggeranno. Non abbiate paura, scendete e fate pace con l'umanità e fate pace anche con voi tutti anime. Siamo abbastanza sicuri, ragazzi. Sono riuscito a fare una piccola benedizione qui e quindi possiamo andare a proseguire, che tanto sta finendo la mia produzione, ragazzi. Sta finendo. Ok, allora, ragazzi, si sta spegnendo il console, la mia telecamera, anche qui quanto c'è molto aria gelida. E cosa c'è?
andiamo a vedere cosa c'è lì e poi chiudo la mia secondo episodio. E qui che cosa c'è? All'uscita, ecco fatto. Sì, abbiamo concluso il secondo episodio, ragazzi. Il secondo episodio. Bene, ragazzi, allora spero che questo secondo episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima episodio, ragazzi, nel terzo episodio arriverà nel momento della parte molto più oscura, perché scopriremo il vero mistero delle fornaci, ragazzi. Vedete qual è il reparto? Lì c'è il tunnel del fornaci, chiamato il tunnel del diavolo, ragazzi, e questa è la casa infestata dai fantasmi. Entriamo là dentro alla prossima episodio, ragazzi. Iscrivetevi nel mio canale e ci vediamo alla prossima episodio. Ok, ragazzi, ciao, alla prossima, buon avviso a tutti, alla prossima episodio, ciao ragazzi.